ما بودي من الرأي ما Signore e signori, buonasera a tutti e bentrovati. Ricordo che siamo in diretta sui canali TikTok e sul profilo Sedi Rocca di Neto 6, grazie a Nicola Milano che ci sta registrando. Finalmente siamo arrivati all'epilogo finale di questo lungo, entusiasmante ed emozionante primo memorial del nostro fratello Marcello. La tanto attesa finale. È stato un torneo caratterizzato da tanto impegno, passione, valori sani e imprescindibili, quali amicizia e spirito di confronto leale. Ci tenevamo pertanto, noi dell'organizzazione, a ringraziarvi uno ad uno. Senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile. È doveroso ringraziare gli sponsor, i presidenti, singolarmente le 12 squadre partecipanti, i 120 giocatori e soprattutto tutti quanti voi per non aver mancato in niente, per aver manifestato calore e interesse con la vostra vicinanza in ogni singola partita. Grazie. Ecco a voi le 12 squadre con relativi presidenti. Aro Gold di Giuseppe Agresta, 7P Sport Village di Salvatore Fragale, Aurora Impianti di Senz Tito Francesco, Amici di Strongoli, Siriani Rosario, Amici di Cutro, Pasquale Di Letto, Sapori del Neto, Nicola Fragale, Dacu, Giovanni Dattolo Tutù, New Billionaire, Lepori Giusi, AGM Mazza di Antonio Mazza, Mastro di Mastro Rillo Rocco, Lagani Car Center, Felice Mesurata e Giuseppe Minniti, Bar L'Incontro di Giovanni Dattolo. Un particolare ringraziamento va agli sponsor ufficiali, quali Bar Pasticceria Dolci Momenti, Officine de Grazia, Dacu, Sapori del Neto, Geremia SRL e Ottica Dattolo. Scusate. Vorrei chiedere un attimo al DJ se fosse possibile girare le casse, perché io sento il rimbombo e non riesco. Ok, forse è meglio. Ok, grazie. Allora, io ci tenevo ad esprimere un pensiero personale su mio amatissimo cugino Marcello, partendo da queste sue parole. Le parole belle vanno dette, non si devono tenere per sé, perché una parola bella detta ti riempie il cuore di gioia e felicità, a te e a chi ti circonda. A tal proposito, gli amici Luigi Caputo e Luigi Brescia avrebbero un ricordo per zia Angelina. La vogliamo in campo. Zia.
Tu hai professato e hai praticato il bene, la gioia e la positività fino all'ultimo giorno. E ci ha lasciato un insegnamento di cui faremo tesoro per sempre. Dobbiamo volerci bene, dobbiamo lasciarci di sapori alle spalle e vivere in pace con tutti. Solo così potremo avere una vita degna di essere vissuta, come l'hai avuta tu. Marcellì, Cugio, io parlo con te tutti i giorni, ti cerco sempre ovunque e in tutte le cose belle di questo mondo. A volte faccio cose talmente strane per cercare di sentirti vicino che poi ti immagino che mi prendi in giro come al solito. Come quando accarezzo il sedile del passeggero della mia macchina quando esco la sera, perché ti ricordo seduto accanto a me, come quando uscivamo insieme. È un po' come se accarezzassi te. Oppure come quando di notte osservo il cielo di casa nostra, immaginando di guardare la stella, la stessa luna che guardi tu, o di sentire la tua voce. Io lo so che mi senti. A volte ti fai anche trovare, a modo tuo. Sono sicura che oggi la mia voce tu la senti ancora più forte e più vicina, perché è la voce di tutti noi, di tutta la nostra famiglia, Agresta e Strangio, e di tutti i tuoi amici. È da un anno che mi chiedo sempre cosa tu faccia, dove tu sia. Ti immagino con la tua barba rasata in maniera perfetta, la camicia a righe bianche e azzurra e l'orologio al polso, impeccabile e profumato come al tuo solito. Se ne vai in giro a conquistare il nuovo mondo in cui ti trovi, ma soprattutto sono sempre curiosa di sapere chi sia lì il malcapitato di turno a cui fai i tuoi soliti dispetti e i tuoi scherzi. Mi manca troppo la tua risata quando tutto soddisfatto venivi a raccontarmi quello che avevi combinato. In questo momento però lo so per certo dove sei, sei proprio qui, più vicino che mai. Ci sei riuscito di nuovo a farci trovare tutti per una tua festa, e questo è il tuo superpotere. Il merito dell'organizzazione di tutto questo, come al solito, va a due persone immense, meritevoli di tutta la stima di questo mondo, due rocce, quali tua mamma e tuo fratello, che hanno realizzato questo evento con un amore incondizionato. Un ringraziamento sentitissimo va a Salvatore Fragale, a Samuele Vaccaro, che ci hanno messo il cuore dall'inizio alla fine, e a tutti gli amici che si sono prodigati per far sì che tu sia ancora più presente, come se avessi giocato anche tu queste partite tramite e insieme a noi. Abbiamo vissuto queste serate come se i giocatori fossero stati le tue gambe e noi altri, fuori dal campo, le tue braccia a fare il tifo. Il cuore ce l'abbiamo messo tutti insieme, in primis tu. Mi rivolgo a tutti voi qui presenti, trascorriamo la serata a modo suo, facciamo festa stasera, fateci sentire un po' di rumore, che da un anno a questa parte c'è troppo silenzio senza di lui. Non mi resta che fare il più grosso in bocca al lupo ai finalisti, anche se per noi avete già vinto tutti quanti, tutti voi che avete partecipato, per il semplice fatto di essere qui per il nostro Marcello, il Marcello di tutti. Grazie per amarlo così tanto e per ricordarlo sempre. Forza ragazzi, come diceva sempre lui, forti e acciaiosi. E grazie Marcello per non essertene mai andato per davvero. Tutto ciò nella dimostrazione. Ci manchi troppo, ci mancherai sempre troppo. Ti amiamo tantissimo, lo sai. Un piccolo pensiero anche da parte di un caro amico di Marcello, ve lo espongo. Oggi sarei voluto essere con voi, però purtroppo le circostanze della vita ci riservano brutte sorprese. Ma amico mio, in questi giorni sono stato con voi con il cuore. In 8 lunghi mesi della mia assenza sei venuto tante volte a trovarmi in sogno. Ed io ne sono stato felice. Oggi sappi che ci sono anche lì a giocare per te. Fratello mio, ti porterò per sempre nel mio cuore e in ogni mio pensiero. Ciao Marcellì, continua a sorridere tra gli angeli più belli del paradiso. Un abbraccio alla tua famiglia e il tuo caro amico Luigi Corigliano. Anche lui ha un pensiero per Giardino. Da parte di Lulu Corigliano, sì, è per te. Nel vivo
l'evento della serata, presentando le squadre finaliste e tutti gli attori della competizione. Le squadre finaliste sono Arrow Gold e 7P Sport Village. Farei entrare quindi i rispettivi presidenti. Pino, che è già qui, presidente dell'Arrow Gold, e Salvatore Fragale della 7P Sport Village. Entrino anche gli arbitri, Ava Francesco e Natascia Ava. Fragale Giuseppe, Marino Salvatore, Marino Giuseppe, Marino Ivan, De Carlo Pietro, Marino Antonio, Luigi Lidonici. Heart of gold, heal my soul. Heart of gold, heart of gold, heart of gold. Heal my soul, heart of gold. Pagresta, abbiamo Vaccaro Samuele, Gaudio Francesco, Antonio Martino, Cerri Paolo, Montesano Giuseppe, Caterisano Carmine, Brasacchio Francesco, Giovinazzi Giuseppe, Lagani Antonio e Caputo Luigi. Che vinca il migliore. Grazie. Ancora tutti un caloroso applauso, signori, grazie. Che vinca il migliore e buona visione a tutti. Ma cambia tutto se puoi ridere con te, come un anno fa.
stasera è per farlo se siamo io e te. Ci sono i guaglioni che sono piccoli, ma fare ma non capono, tu che c'è baba te? Cambiate poi, tu non vieni qua. Io lo faccio vedere, perché non c'è capo con le cagne, vedi che ci mi interessa. Ma fare cazzare, ma qua. Dai, dai, dai.
prego, vai. Con le mani,
Come on,
cosa? Le stesse persone, ti amo, stiamo tutti giocando. Oggi stiamo una partita, mi dice che c'è una ma costa di importo, ma che ne è da rocca tu perché? Ma costa di importo, Come on.
Quando sono 2-1. Allora, Salvatore, restate muovendo, Salvatore, restate stumo e basta. Ah, era mi serve, mo parete quattro righe di parete. Ma che
Non lo so,
Ciao a tutti, non mandiamo una cattoretta. Aspetta, scusa, dai. Via poco. Vai, 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 vai
Allora. Allora. Ai, era una serie potessi che mi ha raccomandato quello qua per lei. E mo che trema la ripresa. E che cagno, mi ha raccomandato quello qua per lei, e mo E poi sempre no, ci andiamo a Se, sta piano io che i qua ne beno. Vamos,
Ma può passare a supplementare, secondo me, se pareggio. Oh, e poi ricordo, no? Come...
Ah,
Perché non ti vedo? Beh, se vuoi piacere i giorni...
Grazie.
Supramentare, Pietro! Faccio! Il supramentare! Il supramentare! Il supramentare, sì! E poi i rigori ci sono! Fallo scendere, salvata! Scendete! Oh! Scendete per te! Scendete che si muove da un coso! Si muove dalla telecamera! E muovete! E ti scendete già! Dai, dai! No, oh yeah. Cano che si muove dalla telecamera, come non scende? Come non scende? Ira mezzinita. Come che c'è si muove dalla telecamera? Si muove dalla telecamera, dai. Si muove dalla telecamera, dai, scendete. E pensate normale, dai, aspettate normale. Dai, scendete. Vai,
Oye, ho da capito fortunato. A scendere, che se mi vado alla telecamera, proprio in casa padana. Scendi, dai. Scendi, dov'è, dai, scendi. Perché... Se mi vado alla telecamera, dai. Come già? Oh. Vedi che lo guarda le due scene, dice. Scene che si muove dalla telecamera, dai, fa un bravo, dai. E dai. Si muove dalla telecamera che si proprio sulla tavola. Scendi, dai. Fa un bravo, dai. Facciti il bravo tutti i due, dai. Oh. Guarda che suba la pedana, perché suba la pedana della telecamera? Scendi, scendi, a scendere, si muove la telecamera. Ma appena da 7K, guarda. No, non mi piace. Facetemi chiudere, fate chiudere allora. Facetemi chiudere. Oh,
Oye, ragazze, vai giù, palla su papà, dai. Ecco, il coach venne. Grazie.
Facciate un po'. Non esiste questa cosa. Dove va? No, no, devi scendere di qua. Scendi, scendi, scendi. Scendi. Tutto muovere, capito? Tutto muovere, che se no siamo alla telecamera. A 7 da pianga domani. Allora non puoi morire. Salvatore, facciatemi più qua. Anniversario. Non lo so,
È finita la partita, no? È finita, no? L'hanno vinto anche, no?